Allora, buongiorno a tutti i ragazzi, oggi è una mattina particolare, noi dobbiamo ringraziare il procuratore aggiunto, il dottore Walter Giovannini e il professore Renato Ariatti che ben conoscete. Il tema è assolutamente di attualità, avete visto, e per la prima volta ci confronteremo con aspetti pratici, molto pragmatici, sul problema relativo alle armi da fuoco e la relazione, diciamo, in relazione ai nostri pazienti. Io non devo ricordarvi quello che è successo solo negli ultimi 10 giorni. Io ho fatto una schermata del Corriere della Sera di questa mattina, solo proprio casualmente questa mattina, e guardiamo quello che è successo in questi ultimi tempi. Abbiamo avuto un signore che ha ucciso 3 persone, come sapete, a Milano, con un'arma raccolta per strada. Abbiamo avuto un padre, vieni Paolo, il professor Scudellari è suicidio in diretta. E abbiamo avuto un padre poliziotto che ha ucciso con un'arma da fuoco il proprio figliolo e si è suicidato. Abbiamo avuto molti casi di atti, diciamo, di aggressività eterodiretta molto gravi. Non parliamo di armi, comunque parliamo di una signora che ha gettato 2 figli dalla finestra dal terrazzo, se avete visto in questi giorni. Parliamo solo degli ultimi 5 giorni, per cui è una problematica estremamente importante. L'altro aspetto che ho cercato di seguire, che facciamo una brevissima introduzione proprio per mettere a punto il problema, è l'ampio risalto che hanno sulle riviste internazionali, ma non parliamo di riviste internazionali generali, diciamo, parliamo del top della medicina, che hanno le armi da fuoco. Per cui abbiamo addirittura 2 articoli di JAMA, uno del 2011 e uno del 2013. Abbiamo questo studio bellissimo, questo è l'unico luogo negli Stati Uniti, noi vedremo quanti morti ci sono per arma da fuoco, probabilmente è una delle principali, ci sono state 31.000 morti l'anno scorso negli Stati Uniti per arma da fuoco. Questo è l'unico signore che dirige un dipartimento di urgenza che sta raccogliendo questi dati. I dati sono impressionanti, se vedete l'Italia è fra le 12 nazioni nel mondo in cui c'è un maggiore numero di morti per arma da fuoco, nonostante la distribuzione dei corpi d'armi non sia così elevata. Vedete la posizione dell'Italia, siamo distanti dal Sudafrica, dal Belize, dal Brasile, però non siamo così distanti in realtà, siamo fra il top, quindi con il rischio di morte per arma da fuoco. Ancora, vedete, questi sono i 31.000 morti degli Stati Uniti, circa l'1,2% delle morti in tutti gli Stati Uniti, una percentuale elevatissima, di cui 19.000 sono suicidi, per cui anche tutto il rischio suicidario legato al porto d'armi e all'uso delle armi da fuoco. Vedete che praticamente le morti per incidenti stradali sono sovrapponibili. Ancora il rischio negli adolescenti, che è estremamente elevato. Noi qui a Bologna abbiamo avuto negli ultimi 5 anni 2 casi, uno con morte del ragazzino che ha preso l'arma del genitore e un altro con lesioni estremamente gravi. Ormai sta diventando negli Stati Uniti una delle prime cause di ricorso alla terapia intensiva. E la riforma dell'utilizzo delle armi e i problemi di salute psichica, come è gestita negli Stati Uniti, chi vuole potrà approfondire gli argomenti, e tutti gli articoli che sono in relazione alla pericolosità dei pazienti dimessi dagli ospedali. Questo è il quadro della situazione di cui avete visto un articolo su Nature, quindi il top. Nature raramente dedica 8 pagine a un argomento, questo è considerato l'argomento top del 2013. E come vogliamo iniziare? Va bene, dottore. Va bene, iniziamo con Walter. Una bellissima introduzione perché il nostro ospite oggi è il dottor Giovannini, quindi ma senza di no. No, mi sentono meglio da dietro. No, ma sentite benissimo. Hai la voce stertoria? No, ma io non riesco a parlare. Allora io volevo dire una cosa. Quando la professoressa De Rocchi mi ha chiesto di partecipare a questa cosa, ci siamo un attimo confrontati proprio sul fatto che c'era questa letteratura di provenienza statunitense, e io mi permetto
qualche riflessione così a ruota libera. Cioè, è vero quello che c'è scritto in questi articoli, è assolutamente vero questo fenomeno, però noi non siamo gli Stati Uniti. Io credo che noi abbiamo una situazione molto diversa, nel senso che procurarsi delle armi negli Stati Uniti, alcuni spot per la discussione dopo. Procurarsi le armi negli Stati Uniti è una cosa molto diversa e molto più facile che procurarsi in Italia, per esempio. Anche se adesso con internet ci sono canali, che stavo verificando proprio adesso con un mio paziente gravemente depresso, che passa del tempo su internet a cercare di procurarsi un'arma in maniera illegale. E sembra che sia più facile di una volta. Quindi questo è un primo problema che ci dobbiamo porre. Perché è un problema? Perché è sganciato da qualsiasi forma di controllo. No? Okay, prima cosa. Però c'è una differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti. Questo signore, che adesso non vedete più, ma che prima era lì con la sua bella tuta blu, o verde, da dipartimento di emergenza, è un signore però che, come spesso succede in America adesso con le class action, sta facendo la battaglia contro i grandi fabbricanti di armi e ha questo interesse in qualche modo, così come per il tabacco, no? Se uno, nonostante gli avvisi, continua a fumare, però poi ci sono queste grandi azioni legali contro i grandi produttori di tabacco come responsabili delle morti di tumore. La stessa cosa un po' sta venendo fuori con le armi. Io ho qualche perplessità a mettere nello stesso calderone, diciamo così, persone che improvvisamente, senza una storia di violenza alle spalle, hanno un episodio unico nella vita in cui si propone un'arma e fanno un disastro. E allora non è, a mio parere, quella una situazione che può riguardare i professionisti della salute mentale, su quelli non abbiamo degli elementi di prevedibilità, a mio parere, quelli abbiamo. Diverso è se entriamo nell'ambito di chi ha una storia psichiatrica documentata, che è in cura, che è in contatto con delle agenzie sanitarie che lo curano, partendo dal medico di base, per arrivare agli specialisti. Lì c'è una filiera problematica, di cui credo dopo avremo un contributo importante, perché è lì che noi possiamo essere un domani chiamati a dover rispondere di qualche cosa e a studiare quali possono essere i livelli di prevenzione e di attività che legittimamente si può chiedere a un professionista della salute mentale. Perché, Giuliana, è vero che abbiamo persone che ultimamente sulla stampa c'è questa risonanza del gesto improvviso e fatale. Però, sempre andando su questa letteratura statunitense, si dice molto chiaramente, ci si pone questo interrogativo, sono le armi essere pericolose o sono le persone essere pericolose? La professoressa De Ronchi dice sono le armi, a grandi linee. Io dico che sono più che altro le persone, più che le armi. È chiaro che sia una grande facilità di fruibilità dell'arma, si amplifica il rischio. Se non ci sono delle variabili particolari a monte, quell'arma non è detto che diventi necessariamente pericolosa. E qui ribadisco, è molto diverso pensare chi ha un episodio acuto, improvviso, in assenza di qualsiasi disabile, diverso è chi ha una lunga storia. Ecco, l'ultimissima cosa che dico è questa. La casistica che dicevi recente, sì, il bambino che prende l'arma in casa, d'accordo, ma sono situazioni che secondo me sono più lontane dalla nostra realtà. La nostra realtà vera è quella che è iniziata in maniera eclatante, clamorosa, 10-12 anni fa, quando un paziente psichiatrico in cura a un servizio territoriale si procura un'arma attraverso un certificato del medico di base che barra negativo tutto quello che era attinente alle voci che riguardava anamnesi psichiatrica precedente e assunzione di psicotropici. Questo signore acquista quindi l'arma, si esercita e sotto l'influsso di un delirio gravissimo di persecuzione sceglie tre bersagli, li aspetta, li uccide. Il quarto bersaglio era il responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della città di Bologna attuale, che si salva solo perché quel giorno invece di uscire dalla porta principale esce dalla porta posteriore, perché era lo psichiatra che curava questa persona. Ecco, è una vicenda clamorosa che riguarda Bologna, perché poi il medico di base
è avuto dei problemi rispetto alla compilazione. E lì è chiaro che abbiamo un problema legato all'integrazione delle agenzie sanitarie rispetto, vediamo, alla forza pubblica, alle commissioni deputate al rilascio dell'atto. Le altre cose, secondo me, dobbiamo toglierci un po' quest'ansia di poter prevedere delle cose che non sono assolutamente previste. Basta. Io su questo adesso facciamo un passo indietro, vediamo come la nostra normativa italiana ci introduce questo argomento e poi dopo facciamo una chiacchierata molto tranquilla. Io cercherò intanto magari di lanciare qualche spot, ma abbiamo il dottor Giovannini che su questa cosa da tempo fa una sua, non dico battaglia, ma una sua riflessione importante, l'ha già portata anche in altri contesti. È una riflessione non necessariamente politico al corretto, ma abbiamo detto questo perché ci piace anche sentire delle cose che vanno dal cuore dei problemi e non solo su quello che a volte è bello sentirsi. Grazie. Allora, io ringrazio la vostra professoressa perché sa come in qualche modo la penso in materia, e qualche volta ci siamo confrontati anche per ragioni professionali. La ringrazio ordinariamente perché è un gesto comunque di cortesia quello di coinvolgere dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche e dei funzionari dello Stato quali io sono. Io sono procuratore della Repubblica aggiunto di Bologna. La Procura della Repubblica è composta praticamente dai pubblici ministeri, dai sostituti procuratori diretti da un procuratore, da due aggiunti, da me e da un collega, e siamo quelli che fanno le indagini, né bene o né male. Sono circa 30 anni, che 29, che svolgo queste funzioni e di casi dei quali parleremo, ma poi mi piacerebbe sentire la vostra opinione, ne abbiamo affrontati parecchi. Il professor Ariatti ha svolto attività di consulenza per il nostro ufficio numerose volte e devo dire che mi confermano gli amici psichiatri ancora una volta che non è possibile trovare due psichiatri che abbiano la stessa opinione anche soltanto in relazione ad un aspetto tutto sommato abbastanza semplice, quale quello che aveva problematico ma semplice nella sua, secondo me, interpretazione che aveva introdotto la professoressa De Nocchi. Primo ringraziamento. Secondo ringraziamento, la ringrazio sempre a lei, professoressa, perché ha il coraggio di affrontare in maniera laica, con questo invito, un argomento, diciamo così, un po' ostico dal punto di vista culturale. È vero quello che ha detto il professor Ariatti, che in un'altra circostanza, non so se eravamo nella stessa formazione, ho detto pubblicamente ad un consesso di psichiatri quello che adesso dirò molto semplicemente anche a voi, suscitando reazioni non proprio amichevoli nei miei confronti. Poi non sono stato più invitato ad altri incontri. Ecco perché ho ringraziato due volte la professoressa De Roma. Veniamo al tema. Il tema è estremamente complesso, difficile, implica interpretazione, applicazione di norme, scelte etiche e impostazioni ideologiche, ove per ideologico intendo naturalmente il senso che ciascuno di noi, in buona fede, in maniera coerente con se stesso, può dare della sua professione. Non c'entra nulla con le ideologie tradizionali, ammesso che esistano ancora le ideologie tradizionali. Esordisco con un'affermazione banale, me la perdonerete, me la passerete: il mestiere del medico è maledettamente difficile e complicato. È una cosa banale, però deriva da un dato empirico, e cioè, quindi dalla mia esperienza professionale, cioè fin tanto che il medico, come dire, indovina le scelte terapeutiche, fa il proprio mestiere. Non ci sono particolari ringraziamenti, salvo la sensibilità dei familiari o del paziente di ringraziare il medico stesso.
Il problema sorge quando il medico sbaglia, e come tutte le professioni, la professione medica, forse più di altre, è esposta a grossi rischi, per un motivo molto semplice, e anche questo assolutamente banale, perché gli esseri umani fortunatamente non sono macchine, e quindi possono avere reazioni organiche o psicologiche, e oggi ci interessa più questo secondo aspetto, assolutamente non prevedibili, ma attenzione, non basta, né prevenibili. Tradotto, se domani uno dei medici presenti si trova in un servizio territoriale, viene informato dal parente di un paziente a rischio che costui si trova in un luogo sconosciuto, ha comprato una pistola e sta dicendo vado ad ammazzare il primo che incontro, è prevedibile che compirà quel gesto perché ci sono tutte le premesse, ma non è prevenibile in quanto non so dove andare ad intervenire, non so dove poter individuare la persona, eccetera, eccetera. Chiaramente il problema deve essere risolto in tutt'altro modo se quella persona, quel messaggio pseudo-delirante o delirante, lo trasmette mentre si trova nella sua abitazione. Quindi, detto questo, le norme, il professore parlava di norme, io le norme non le posso inventare, le norme non esistono, perché nel nostro paese si preferisce rimuovere i problemi, non affrontare i problemi, o affrontarli ex post, con interrogazioni, con trasmissioni televisive, con titoli sparati sui giornali, che nell'ambito della nostra conversazione più delle volte si compongono di sole due parole: tragedia annunciata. Allora, il fatto che qualcuno uccida qualcun altro è una tragedia, a prescindere, sia che questa persona avesse dato segni di squilibrio, passatemi termini non medici, insomma, perché così mi esprimo in questo settore, e sia che la persona ne abbia dato in precedenza di segni di squilibrio. Il problema è l'annuncio della tragedia. È chiaro, la scoperta dell'acqua calda ex post è molto facile dire che qualcosa poteva essere previsto, ma il giudizio che il giudice, ma ancora prima del giudice, il magistrato del pubblico ministero, noi dobbiamo dare è un giudizio ex ante, cioè ricostruire ciò che era prevedibile e prevenibile nel momento in cui il paziente incontra il suo sanitario. Allora, norme non esistono, per il motivo che vi ho detto prima. I medici, intesi come categoria professionale, sono ignorati dal codice penale. Il codice penale è un codice molto risalente nel tempo, entrato in vigore nel periodo fascista, redatto da un ottimo giurista, ovviamente implementato e integrato da innumerevoli interventi della Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Probabilmente all'epoca non si pensava neppure lontanamente che un medico o un professionista potesse mai incappare in un procedimento penale. Ma anche il codice di rito, cioè il codice di procedura penale, che è assai più recente, ha 20 anni, 21 anni, ignora totalmente la vostra figura professionale, come ignora un po' tutte le figure professionali. Voi siete o sarete annoverati nella categoria dei consulenti tecnici, laddove il giudice penale, il magistrato penale ha bisogno del supporto di un consulente tecnico. Oppure, come tutti i cittadini di questo paese, residenti o meno, formalmente potremmo trovarci a essere indagati, quindi di qualche cosa può capitare. Allora, detto questo, il codice penale non prevede nessuna norma che riguarda i medici, ovviamente figuriamoci i medici psichiatri. C'è solo un articolo del codice penale, per chi studia
o meglio, chi ha così voglia di approfondire l'aspetto giuridico, è il numero è 365, l'articolo 365 del codice penale. Che tratta il referto? Che cos'è il referto? Non lo devo spiegare a voi, sapete benissimo che cos'è il referto. Forse i ragazzi che hanno già dato forense. Nessuno? Non l'ha dato nessuno, professoressa. No, allora, il referto è quell'atto che il sanitario redige nel momento in cui valuta una persona. Laddove il sanitario, che attenzione, quando lavora in struttura pubblica o pubblica convenzionata, è un pubblico ufficiale, o quantomeno in certe situazioni un incaricato di pubblico servizio, insomma dei doveri ulteriori e diversi rispetto al medico che agisce privatamente, e poi anche lì insomma ci sarebbe da discutere, ma lasciamo stare. Se si trova di fronte una situazione tale per cui constata dall'anamnesi del paziente o ictu oculi dall'esame della persona che può essere stato commesso un reato procedibile d'ufficio, poi vi spiego in due battute la differenza, ma è intuibile, tra procedibilità d'ufficio e procedibilità penale di parte, ha l'obbligo giuridico di trasmettere il referto all'autorità giudiziaria. Questo è il referto, è un foglio, però è un foglio che ha valenza di atto pubblico, è un documento che entra a far parte dell'inchiesta penale del processo, e su quello che è stato scritto su quel foglio il medico, spesso purtroppo anche a distanza di molto tempo, può essere chiamato sotto giuramento a testimoniare. Stiamo parlando di cose serie. Ecco, il codice prevede all'articolo 265 secondo comma una eccezione, questo è molto importante per voi, una eccezione all'obbligo, scusa, di refertazione. Tradotto, se il caso, diciamo, non viene da dire classico, comunque purtroppo non infrequente, se una persona si presenta in ospedale e riferisce una partita di violenza sessuale, anche se quel reato è procedibile a querela, la querela è la volontà di un privato di chiedere la punizione nei confronti del soggetto autore del reato, fin tanto che non viene presentata la querela lo Stato rimane inerte, anzi in stato di quiescenza più che inerte, perché noi delle indagini per fatti gravi a querela le iniziamo, poi se la querela non viene presentata ovviamente non possiamo procedere. Una recente riforma di qualche anno fa che ha trasferito il reato di violenza sessuale da reato contro la morale a reato contro la persona ha esteso il tempo utile per presentare querela da 30 giorni, che sono i giorni tipici per la querela per i fatti, diciamo così, bagatellari, l'ingiuria, la minaccia, eccetera, eccetera, bagatellari, contesto insomma di criminalità più complessa, lo ha portato a 6 mesi. A differenza delle altre situazioni procedibili a querela, c'è un dato importantissimo, non so quanto vi possa interessare, però insomma fa parte di un bagaglio culturale complessivo: mentre tutte le querele sono ritrattabili, ritirabili, diciamo, finettibili, la querela presentata per fatti di violenza sessuale non è finettibile. Quindi una volta che è stata presentata querela per quei fatti non è possibile tornare indietro. Questo ha una sua spiegazione: la minaccia non dovrete pagare, cioè io minaccio alla persona che ho infastidito, che ho violentato, per fargli ritirare querela, come accadeva in passato, oggi non dovrebbe più avvenire. Avviene comunque, ma comunque non serve sul piano processuale. Ecco, qual è l'eccezione? L'eccezione per il medico è che se si trova di fronte una ragazza che ha una persona che ha subito un reato di violenza sessuale oppure arriva attinto da un colpo d'arma da fuoco, da una coltellata, da arma da taglio, deve presentare il referto. Salvo che, dalle dichiarazioni che il paziente rende o dal contesto che il medico intuisce, non emerga che quel referto potrebbe esporre il proprio assistito a un procedimento penale. È una norma intelligente, perché giustamente il legislatore dell'epoca ha privilegiato la connotazione assistenziale rispetto alla connotazione penalmente rilevante. Questo spiega perché nei grandi nosocomi,
da moltissimi anni ormai, che esistono i posti di polizia. I posti di polizia nei nosocomi non esistono per garantire l'ordine pubblico, come impropriamente alle volte si ritiene, anche perché oggi quel tipo di garanzia è fornito da vigilanti di aziende private. I posti di polizia servono perché quell'obbligo di refertazione che cade per il medico nel momento in cui il soggetto può essere esposto a procedimento penale, diventa, invece, risorge come obbligo indefettibile per il pubblico ufficiale appartenente alla forza di polizia, normalmente alla polizia di Stato, che svolge questo servizio. Basta, non esistono altre norme nel codice che riguardano i medici. Allora, prima, siccome voi psichiatri avete così, sono più pericolose, sono le armi pericolose o sono pericolose le persone? Io terra terra rispondo che è come chiedersi se è nato a primo luogo la gallina, con tutto il rispetto per le opinioni. Un'arma in sé, se sta in un cassetto, non è pericolosa in concreto, ma in astratto mantiene una sua pericolosità, perché un maneggio inavvertito da parte di persone inesperte, da parte di persone esperte, che però in quel momento è superficiale, rende pericoloso un oggetto inerte. Quella persona che maneggia improvvisamente l'arma è un soggetto pericoloso? In astratto direi di no. Quindi, uscendo da questa domanda alla quale io personalmente non so rispondere, direi che bisogna esaminare caso per caso, ma che in astratto sono più pericolose le armi che le persone, perché una persona oggettivamente pericolosa che non ha un'arma ha una cifra di pericolosità dal mio punto di vista inferiore. Certo, si può uccidere a mani nude, si può uccidere con uno strumento atto ad offendere, però diciamo anche, visto che stiamo parlando con grande così, libertà e franchezza, diciamo anche che un omicidio a mani nude fa molto meno notizia di un omicidio con una pistola o con un fucile, soprattutto se, e qui entriamo nel cuore del problema, quella persona quell'arma la deteneva legalmente o addirittura aveva il porto d'armi. E qui entriamo nel problema dei problemi. Allora, nel nostro paese, a differenza che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, dove si possono acquistare liberamente fucili mitragliatori, le stragi avvenute in alcuni campus universitari, dove sono state uccise e ferite decine e decine di persone da questi giovani abbigliati da Rambo con queste armi micidiali, esplodono un numero di colpi al secondo impressionante. Nel nostro paese non sono in libera vendita dalle armi a raffica, così vengono chiamate, perché sono in dotazione soltanto all'esercito e alle forze dell'ordine. Se io vi dicessi quanto tempo uno era Columbine, non so come si pronuncia in inglese, ma comunque c'era un campus dove hanno ucciso una quindicina di ragazzi, in quanto tempo queste stragi si sono consumate, voi non ci credereste. Parliamo di pochissimi minuti, perché queste armi hanno una potenzialità di fuoco assolutamente devastante. Ora, negli Stati Uniti, per ragioni storiche, non solo economiche, anche culturali, il diritto di difendere se stessi e la proprietà è proprio un retaggio della cultura nordamericana. Da noi il discorso è molto diverso. In materia di armi, al contrario degli Stati Uniti, abbiamo un coacervo di norme, anche troppe, spesso contraddittorie tra di loro, anche molto confuse. Vi risparmio la lettura, queste sono praticamente il compendio con una ventina di articoli delle innumerevoli situazioni che una divisione amministrativa, perché della detenzione e del porto d'armi si occupa una divisione della questura che si chiama appunto divisione amministrativa, diciamo burocratica, quotidianamente affronta. Comunque i due casi principali sono detenzione e detenzione di arma da fuoco in casa o nel proprio domicilio e porto dell'arma stessa. Cominciamo dal primo caso.
la detenzione di un'arma da fuoco non è, come dire, sottoposta a particolari oneri e condizioni nel nostro paese. Serve che una persona un bel giorno si alzi e desideri di possedere una pistola. Serve una certificazione, si parla di certificazione del medico dell'AUSL, sostanzialmente il medico di base che comunque è incardinato nell'AUSL, che attesti che questa persona, insomma, sia in condizioni psicofisiche normali, anche se in psichiatria il concetto di normalità lo so che è difficile da definire. Sulla base di questa certificazione il signore si reca in questura dove gli è rilasciato quasi automaticamente un nulla osta da parte del questore. Il questore è la massima autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale. Questo signore va in armeria, sceglie una pistola qualsiasi. Oggi in commercio ci sono pistole che, cosiddette armi corte, che insomma possono esplodere con dei caricatori bifilari, cioè che si caricano su due file parallele fino a 17, 18, 19 colpi, insomma parliamo di un volume di fuoco non indifferente. E si mette la sua pistoletta in casa, perché non si sa. Non viene indagato il movente. Diciamo che lo Stato riconosce la realizzazione di un desiderio. E se la tiene in casa. Vabbè. Non dovrebbe portarla fuori. Altro caso, porto d'armi. Il porto d'armi si distingue in numerosi sottocasi, comunque i principali sono porto d'armi da difesa e porto d'armi per uso sportivo, che vuole andare a sparare al poligono, oppure la classica licenza da caccia. La doppietta, un tempo, il sovrapposto, eccetera. Il porto d'armi richiede qualcosina in più, richiede un po' di certificati penali, richiede comunque la certificazione del medico dell'AUSL e poi il rilascio di questa autorizzazione amministrativa che ha validità annuale, ogni anno dovrebbe essere, deve essere rinnovata. Il porto d'armi, a differenza della mera detenzione, facoltizza il soggetto a girare armato. Sia che vada a caccia, sia che vada al poligono, sia che vada a spasso. Già la situazione diventa più delicata. Quando scade il periodo di validità del porto d'armi, il nostro soggetto va dal suo medico di base, fa la sua coda, la sua fila, perché c'è sempre la fila, non è ovvio, dei medici di base. Quando arriva il suo turno dice: dottore, dottoressa, devo rinnovare il porto d'armi. Beh, e il medico fa quella crocetta su un modulo più o meno prestampato. Non credo che l'ordine dei medici di Bologna, né come tutti gli altri ordini dei medici d'Italia, mai, abbia mai affrontato seriamente questo argomento, per cui ogni medico fa da sé. Altro problema. Ma avevano chiesto, io ho parlato con Renato, con il professor Abbiati, di fare questo dibattito più pubblico. In realtà abbiamo detto solo per gli specializzanti, perché volessero, perché sono più riservati. Perché sono più. Però questo è un argomento sentitissimo anche dall'ordine dei medici, era stata fatta proprio una richiesta. Ogni dubbi che sia molto sentito, perché molti sanitari che noi incrociamo nella nostra professione vivono veramente la giornata con grande angoscia questo passaggio. Più difficile forse mettere quella crocetta o non mettere quella crocetta, anche perché alle volte il paziente, mi dovrebbe dire il cliente in questo caso, è molto aggressivo, che fare una diagnosi. E questo credo che non sia un onere da scaricare sul sanitario. Esistono gli ordini che devono affrontare anche questi aspetti burocratici. Comunque. Dopo su questo dico qualcosa io. Dico subito. No, allora. No, hai finito sulla procedura del porto? No. Dentro, no, ora finisce la procedura. E finisce la procedura. Allora, il porto d'armi consente questa divagazione, di andare in giro armati. Normalmente si dice per difesa personale, alle volte si va armati anche al giardino, dove si accompagna il bimbetto a fare lo scivolo. Sono casi anche.
Il povero medico di base, che mi scuseranno i medici di base che non sono presenti, onestamente potrebbe trovarsi davanti, voi lo sapete che i cosiddetti massimalisti hanno 1500 pazienti. Ora, 1500 pazienti in un paese come il nostro, dove i comuni sono tantissimi, rappresentano un comune non piccolo. Io sfido chiunque che vive in un comune di 1500 persone a conoscere, non a conoscere visivamente, a sapere la storia di quelle 1500 persone. Se non è possibile conoscere la storia di quelle 1500 persone in un piccolo comune dove il cosiddetto controllo sociale fa parte del nostro DNA nazionale, controllo sociale anche a livello di pettegolezza, intendo, sfido chiunque a conoscere sul piano della eventuale presenza di sintomi che possono essere chiaramente dissimulati, un soggetto che può essere anche un estraneo che ti chiede questo certificato. E se il medico si rifiuta, si crea un problema per quel medico, non di tipo giuridico, di tipo pratico, perché c'è la fila fuori, perché tutti protestano, perché questo alza la voce, e alla fine quella benedetta crocetta la butta giù. Questo esce e il giorno dopo fa un massacro. Noi andremo a chiedere a quel medico, e non possiamo fare altrimenti, perché ha messo quella benedetta crocetta. Allora, non mi dilungo. Come si potrebbe potenzialmente ovviare a questa inerzia, a questa messa sotto la sabbia delle nostre intelligenze in presenza di un problema gravissimo, perché a ciascuno di noi può capitare di incrociare una persona, è successo a Milano, l'uomo di Piccone, e lì il colore della pelle ovviamente non c'entra niente, o in altre situazioni, di incrociare una persona che da un sorriso passa ad un altro stato d'animo, estrae una pistola e ci spara in fronte. È successo, succede, non voglio essere meno grave, ma succederà nuovamente. Io personalmente mi sono occupato di diversi casi, me ne è rimasto impresso uno, perché quella persona abitava davanti a casa mia, io abito non lontano da qui. La vedevo, la mattina al bar, scambiavamo due parole, a me sembrava una persona, passatemi il termine, normale. Vengo chiamato nottetempo, anzi nel tardo pomeriggio, mi si dice che una persona si era suicidata in un giardino pubblico, anche questo non lontano da qui, alle 5 del pomeriggio, era un sabato, in mezzo ai bambini che andavano sullo scivolo, sull'altalena e quant'altro, ma proprio piccini piccini. Facciamo gli accertamenti, quando chiedo dove abitava, mi viene detto il nome dell'abitazione dove risiedo io, già risiedevo lì all'epoca, e comincio a cercare di capire chi può essere questa persona. Emerge che questa persona era stata dimessa da una struttura psichiatrica 10 ore prima. La mattina era andata a casa, aveva preso la sua pistola 357, un pistolone a tamburo di grande potenza. Ci sono studi balistici che provano che questa pistola blocca un'auto se si spara nel radiatore di quella vettura che viaggia a 40 km orari, l'auto, in libera vendita, se l'è messa in tasca, aveva il porto d'armi, se l'è messa in tasca, ha percorso circa 1 chilometro incontrando chissà quante persone. È arrivato in questo giardino, ha avuto una telefonata concitata con qualcuno e poi si spara. Quella pistola aveva 6 colpi nel tamburo, potenzialmente questa persona poteva usare i primi 5 nei confronti di altri. E aveva il porto d'armi ed era stato dimesso da poco da una struttura psichiatrica. È il caso dei casi, sul quale, se volete, possiamo intrattenerci successivamente nel dettaglio. Si deve uscire da un equivoco di tipo culturale, spero non ideologico, e cioè di fronte ad una società complessa, sempre più complessa, dove si interagisce molto più di un tempo,
dove probabilmente molto più rispetto al passato sono presenti tensioni, sono presenti anche, come dire, input informativi, alcuni in grado di sedurre una mente che può non avere un equilibrio perfetto. Il fenomeno dell'emulazione, pensate soltanto alle persone che si stanno dando fuoco per debiti. L'Italia è un paese che ha vissuto da sempre sui debiti. Soltanto da un po' di tempo a questa parte, io non so dare una spiegazione, la gente si brucia, si dà fuoco. Sembra quasi una denuncia. Siamo arrivati all'assurdo che delle persone che quei 4 soldi che avevano, perché disoccupati, le spendevano ai videopoker, vanno davanti a Palazzo Chigi, cioè la sede del nostro governo, sparano a due poveri carabinieri, ritenendo che lo Stato gli doveva dare un lavoro. Cioè, sono fenomeni e aspetti sui quali gli operatori, voi e noi e molti altri, la politica in premessa, dovrebbero riflettere. Bene, che cosa succede oggi? Io sono quell'omino che ha il porto d'armi, improvvisamente ho una crisi forte, profonda, di tipo depressivo, relazionale, ho un problema, sto male, perché voi dovrete aiutare delle persone, lo sapete, che stanno male, alcune volte malissimo, ho un problema, mi rivolgo alla vostra professoressa, la quale mi assiste, mi ricovera, mi sottopone a terapie, o addirittura posso avere un problema acuto, vengo sottoposto ad un TSO. Bene. Della mia pistoletta a casa nessuno sa niente. Io non lo dico a voi, ma se anche ve lo dicessi, voi sareste tenuti oggi al segreto professionale. Mi dimettete perché qualcuno di voi giudica superata la crisi acuta? Può essere. Vado a casa e faccio un massacro. È il caso che vi ho narrato prima. Tutto questo potrebbe, sottolineo 10 volte potrebbe, perché ricordo ancora i brusii di quella platea, anche qualche fischio. Tutto questo potrebbe essere, non dico risolto, evitato, ma limitato, se normativamente si prevedesse, con tutti i crismi del rispetto, della privacy, della non suscettibilità di divulgazione, insomma ci siamo intesi, non si potrebbe almeno prevenire imponendo alla struttura psichiatrica pubblica o privata convenzionata in determinati casi, non parlo di situazioni, diciamo così, di modesto disagio, in determinati casi, imponendo una comunicazione all'ufficio amministrativo della questura, il quale va a fare una verifica, dice, questo però è una casa di due pistole, andiamo e le prendiamo. Perché la normativa vigente in materia di armi, che è del 1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non parla di questi aspetti, dice il questore può negare le autorizzazioni alle persone che hanno riportato condanne per questo e quell'altro. Chiaramente è una normativa del 31 e del 1931 e va collocata in quel periodo. L'obiezione che è stata fatta e che normalmente viene fatta è che in tal modo si snaturerebbe la natura, si snaturerebbe il ruolo del medico psichiatra, o comunque si innesterebbero aspetti impropri rispetto alla vostra professione, quali quello del demandare al medico psichiatra aspetti connessi al controllo sociale. È un tema delicatissimo, aperto. Il problema è che non viene affrontato, non se ne parla proprio, anzi, voi siete dei privilegiati, tra virgolette, non perché ascoltate me, ma perché vi state ponendo tramite la vostra insegnante di fronte a questo problema che prima o dopo vi riguarderà. Non è detto che poi se uno incappa nella conoscenza di un magistrato penale del pubblico ministero che vive la condizione umana, che quando dice alle persone arrivederci si sente sempre dire speriamo di no,
perché come dire, insomma, capita anche a noi. Allora, ci intendiamo. Se mai dovesse capitare le informazioni di garanzia, cioè, no, mantenere calma, sangue freddo, perché non è assolutamente una tragedia. Il tema è assolutamente aperto. Il tema meriterebbe articoli su riviste specializzate. La politica si dovrebbe svegliare. Il medico che fa politica, ce ne sono in Parlamento, dovrebbe iniziare a riflettere su questo, perché francamente non se ne può più di questa ipocrisia di leggere ogni volta tragedia annunciata. Grazie. Perfetto. Vedi che qua abbiamo accolto in maniera... Bravissimo, ma il plauso che presuppongo che tu abbia finito, invece sei solo all'inizio. Allora, no, nel senso che adesso io adesso dico qualcosina per i colleghi che lavoreranno, comunque già lavorano. E questo c'è il futuro della regione Emilia Romagna per la psichiatria. Allora il futuro, esatto. Adesso riflettiamo, non lo sapevo. Riflettiamo su due cose. Allora, il procuratore ha parlato delle possibili soluzioni a pistola già in casa. Io vorrei fare un passo indietro. Parliamo del momento in cui si pone invece l'esigenza di dare questo corpo d'arma. Ok? Allora, io leggerei tre righe qui della normativa, perché in realtà questa normativa, l'altra diceva che non c'è, ma secondo me qui c'è invece in tre righe un problema cruciale per noi, perché chiunque abbia un'esperienza di attività psichiatrica ambulatoriale, pubblica, si confronta continuamente con questo tipo di problema. Allora, qui c'è scritto, è chiaro che contestualizziamo all'epoca, ma qui vi dico come funziona adesso: il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, parliamo di quattro dati, alla presentazione di certificato, qui si parla di medico provinciale, di ufficiale sanitario o di medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere. Allora, qui c'è una parte cruciale del nostro lavoro. Oggi non abbiamo il medico provinciale, l'ufficiale sanitario, oggi succede esattamente quello che abbiamo iniziato a dire prima, cioè il medico di base fa un primo atto certificativo che si chiama certificato anamnestico, ok? È la stessa cosa per la patente, si chiama certificato anamnestico, dove bisogna mettere tutto quello che risulta essere lo stato di salute di quella persona. Per la patente, per esempio, il fatto che uno dica o non dica, risulti o non risulti che è diabetico e che fa dell'insulina, è fondamentale, perché se io ho un momento di oscillazione importante della mia glicemia che ha un effetto sulla vigilanza, la commissione si pone il problema se quel diabete è compensato o non è compensato. Ok? Se io prendo un tavolo per dormire la sera, ci sono delle commissioni che su questo tavolo fanno delle storie enormi per il rilascio della patente. E abbiamo avuto del bello e del buono per spiegare che un tavolo alla sera favorisce un sonno ristoratore e che è molto meglio una persona che ha preso un tavolo alla sera piuttosto che una persona al volante che viene da una notte insonne. Adesso, estremizzo. Puntati sbuntati, andiamo a vedere cosa succede sul corpo d'arte. Allora, sul corpo d'arte, non è che usciti dall'ambulatorio del medico massimalista quel certificato anamnestico ti permette di andare a prendere le armi, perché c'è un passaggio ulteriore. Non lo so di questo. Ma c'è una commissione medica? No, non sempre. No, ma professore. Allora, può subordinare. Allora, se il medico di base esprime dei dubbi, il questore può subordinare. In pratica, se il medico di base esprime dei dubbi, il questore spinge.
Non è più. Allora, attenzione, io ti dico qual è il termometro nostro negli ambulatori. Noi abbiamo persone che sono sottoposte ciclicamente alla revisione da parte di commissioni medico-legali USL, via Gramsci da noi, via della Lirica a Renne, eccetera, dove la commissione medica deputata al rilascio del rinnovo, molte volte del rinnovo del corpo d'armi, si pone il problema sulla base di certificati anamnestici corretti, cioè non truffaldini tutto negativo, ma dove uno, con senso di responsabilità, dice sì, è vero, questo paziente mi risulta che negli anni passati ha avuto un episodio depressivo. Oggi si cura con regolarità, sta assumendo queste terapie e viene messo nero su bianco. La commissione immediatamente crea uno sbarramento e chiede la consulenza psichiatrica. Manda questa persona all'USL oppure fa venire uno psichiatra consulente aggiunto della commissione e chiede a uno psichiatra di visitare quella persona e di rilasciare un secondo certificato che supera i dubbi o le oneste affermazioni del medico di base e diventa lo psichiatra il referente della commissione medico legale che deve dire se quella situazione è compatibile o meno col corpo d'armi. Io ne ho fatti moltissimi di questi certificati. Aspetta, io pongo il problema per loro che devono lavorare su queste cose. Allora, io mi pongo già un primo problema. Io non credo che sia ragionevole ipotizzare che oggi uno psichiatra, se io dovessi essere nella condizione di poter fare dare un parere motivato alla commissione e dare il nulla osta a quella persona, o io ho una conoscenza veramente consolidata di quella persona, ma voi mi dite in una visita di 45 minuti che tipo di conoscenza noi possiamo avere di una persona che ci viene mandata per esigenze medico-legali. Io potrò limitarmi un esame psichico, potrò limitarmi a vedere come in quel momento lui si pone, a vedere quel tipo di terapia che sta facendo, a dire in questo momento, allo stato attuale, non emergono problemi che, ma è una procedura debole, perché persone, io ho spiegato molte volte alla commissione che essere in una situazione di assunzione costante di un antidepressivo e di essere in una situazione di fiducia con uno psichiatra, di avere consapevolezza della propria malattia, saper chiedere aiuto alle prime avvisaglie, è una garanzia in ordine alla capacità di avere un comportamento adeguato. E quindi che quello stigma di paziente psichiatrico non può diventare lo sbarramento. Ovviamente la patente, ma la patente è più grave come il corpo d'armi perché sono sottomesso al volante, perché è pieno di ansiolitici, di benzodiazepine, poi c'entra i primi quattro passanti che trova, perde il controllo e fa una strada in un altro modo. Per quello che dicevo che forse sono un po' pericolose le persone, delle armi, ma sempre dipende dai momenti in cui le persone si trovano. Allora, già qui c'è il primo problema, la consulenza psichiatrica in merito al rilascio del corpo d'armi. Questo è un anello debolissimo della nostra catena, secondo me, perché non c'è l'eccezione. Ah, ma l'eccezione, ma sai quante eccezioni? Ne basta una per dire, perché tu dici la dimissione incauta, per esempio, la dimissione incauta di quello che lui va a casa e ha la pistola già a casa. Secondo me il problema non è tanto, facciamo un passo indietro, c'è il problema di dire uno che sta molto male e ha le pistole a casa, allora rivediamo come si possono incrociare le informazioni. E lei che ne pensa della mia proposta? La proposta è buona, ma secondo me è difficilissima attuazione, difficilissima. Facciamo un passo indietro. La persona che viene dimessa perché è ritenuta a posto, che ha superato la crisi, quella mamma di giusta sezione, e adesso lì il problema non è tanto se la mamma è andata a casa e aveva magari la disponibilità di un'arma perché ha fatto un'altra cosa, che è partita dalla finestra, lì si pone un problema di dimissione incauta e se la valutazione di quel medico che ha ritenuto che la situazione fosse clinicamente superata era corretta o meno. Perché se ha sbagliato ad andare a casa prima del tempo, potrebbe essere che per quel nesso causale che abbiamo messo in discussione tante volte, da una tua imprudente scelta di mandare a casa un paziente prima del tempo, rispondi del comportamento che quel paziente ha messo in atto. Ma il problema è a monte, non è tanto se arriva l'arma o non arriva l'arma. Quello che tu dici di Villa Valentiana, me lo ricordo perfettamente. Non parlavo di Villa
No, beh, vabbè, lo dico io, ma Villa Valsiana può essere Villa dell'Ombra, Villa i Colli, Villa Serena, Villa Fiorita, voglio dire, tanto le ville sono queste, cioè, no, è quelle diciamo, conosciamo, no, può essere dimesso dall'arcipelago, come può essere dimesso possiamo, no, ma non è che il problema tanto non identifichiamo mica nessuno, per l'amor di Dio, però è una situazione di difficilissima prevedibilità, perché se io sono in un aplomb assoluto in cui ho deciso di farmi vedere perfetto e adeguato e voglio andare a casa, non c'è santo che tenga, io vado a casa e vado a casa apparentemente in condizioni perfette. Segnaliamo l'arma? Sì, segnaliamo l'arma, però io la vedo di più in una situazione di acuzia e di scompenso in cui tu su un rapporto fiduciario col tuo paziente riesci piano piano, come a me è successo, di andare a prendere una doppietta a casa di un paziente convincendo a darmela, o un paziente in ambulatorio che si è convinto a consegnare l'arma a fronte di una situazione in cui era tormentatissimo all'idea che il vicino di casa lo stesse perseguitando. E io ho avuto da bere buono, ma ho fatto una cosa che non è quella che dici tu, cioè la tua è una proposta che andrebbe a normativizzare una situazione, ed è importantissimo. Oggi l'unico strumento che abbiamo è il rapporto terapeutico uno a uno con il nostro paziente, se riusciamo a convincerlo che in quel momento a sua tutela ci sono delle cose che possono essere fatte, come per esempio andare alla stazione dei carabinieri di San Matteo della Decima, come successe quel giorno, dopo una giornata a casa a parlarvi, lui andò e consegnò la doppietta. Era uno che aveva già manifestato l'idea di fare dei disastri. E se sparava il cantone? Ma poteva anche parlare. Certamente, i carabinieri dovevano, se funzionasse quel sistema, ma dovevano andare loro. Io ho conosciuto a casa di questa persona, perché puoi trovare un piantone che non ti assicura. Scusate, il piantone è solo sciarlo, perché fa mica niente. No, ma lo sa. Allora, il professor Ariatti, che conosco e stimo da tanti anni, è un grande clinico, è un professionista di vaglia ed un grande affabulatore. E ha la capacità di spostare, una sua caratteristica, anche seducente, di spostare un po' l'ordine dei problemi. Allora ha introdotto l'argomento delle commissioni provinciali come se questa fosse la regola. Questa è l'eccezione, caro professore. La regola è che il medico di base mette la X, poi consapevolmente o perché forse non è particolarmente, come dire, attento alle conseguenze. La regola è che a quella X segue un'altra X, che è quella del questore, il quale guarda sì la X del questore, quali sono i funzionari amministrativi, guarda sì la X del medico di base e poi guarda un certificato che si chiama certificato penale, per cui se un tizio quando aveva 22 anni ha fatto a cazzotti fuori dall'università, può succedere per ragioni di donne o di uomini, gli rimane quella cosiddetta macchietta sulla fedina penale, non può avere il porto d'armi. Se io sono stato ricoverato 15 volte in TSO, anzi in acuto, senza passare per il TSO, perché poi c'è il doppio circuito, è quello che ci giriamo attorno, no? C'è il doppio circuito. Il TSO è per le persone che non hanno possibilità di essere introdotti in circuiti più riservati, perfettamente legali, perfettamente corretti, però c'è il doppio circuito, perché il TSO viene sempre comunque visto come un momento di, come vogliamo dire, di istituzionalizzazione coatta e di pubblicizzazione. Dove il sindaco e tutti vengono a conoscenza, esatto, di esatto. Anche se anche comunque i ricchi quando sono molto male, no, sono lo stesso, io, i ricchi no, poi, ma chi sta dicendo? No, ma per l'amor di Dio, il doppio circuito è vero, però il volontario a tutti i spintoni è quello che si cerca di fare. Poi anche persone, ma il TSO può riguardare tutti. Come male tra virgolette, è ovvio. Certamente. Allora, la regola è della doppia X. Non parliamo di cromosomi, parliamo di porto d'armi. Quindi, quello che dice il professore ha come presupposto un fatto raro che per i grandi numeri a lei può sembrare consueto. Voi non avete idea delle centinaia di migliaia di porti d'armi che vengono rilasciati e rinnovati nel nostro paese. Non ne avete? Prego. No.
No, però appunto volevo dire questo. Possiamo fare dopo la discussione? Da giovane probabilmente è un po' una visione idealistica, però volevo insomma, perché qui mi si inceppa un po' il ragionamento. il problema, io mi chiedo, no? Cioè, è veramente soltanto quello delle stragi che noi possiamo definire appunto annunciate? Cioè, riflettevo su quello che lei diceva prima, no? Sulla possibilità di, per esempio, far comunicare un SPDC, perché poi è lì, o un CSM, mi fa comunicare, immagino alla questura, non si dovrebbe eventualmente comunicare qualcosa del genere. Il rischio però, mi chiedo, che oltre al fatto, diciamo, dello psichiatra che potrebbe assumere un ruolo che magari forse sì, ma non è tanto quello, secondo me il rischio potrebbe però essere, e qui lo chiedo ai psichiatri più esperti, perché io non sono ancora una psichiatra, il rischio secondo me potrebbe essere quello che magari un paziente che sa, perché poi le cose si vengono a sapere, insomma, che se vai in reparto scatta la comunicazione perché qualcuno ti ha raccontato che a lui hanno tolto il porto d'armi. Allora il rischio potrebbe essere, in un secondo momento, che la gente inizi a pensarci, che i pazienti iniziano ad arrivare di meno in queste situazioni in ospedale, perché sanno che la conseguenza potrebbe essere che gli tolgono l'arma. E noi sappiamo, oramai è inutile negarlo, come internet consente a chiunque di simulare o dissimulare una patologia psichiatrica, perché su internet ci sono insomma siti dove ti insegnano come essere come essere soggetto a mobbing, ci sono siti che ti insegnano come essere depresso, insomma chiunque di noi può andare da uno psichiatra appunto e far finta di non avere una patologia oppure simulare di averla, e anche in quei casi diventa un rischio medico legale quello di dire sì o no. Allora io mi chiedo, cioè, il problema non potrebbe essere ancora più a monte? Cioè, in uno Stato che è uno Stato civile, democratico, in cui si presuppone che ci siano delle forze dell'ordine, vuol dire, noi paghiamo all'Europa, se non sbaglio, qualcosa ogni anno per il fatto che siamo uno dei pochi paesi che addirittura hanno due forze dell'ordine, cioè la polizia e i carabinieri. A parte la finanza e tutto il resto, dico, perché deve essere, diciamo, considerata l'idea che qualsiasi cittadino, al di là del disturbo psichiatrico che può avere al momento in cui chiede per la prima volta il porto d'armi, ma che potrebbe avere, diciamo, dopo 20 anni dalla prima volta che ha chiesto il porto d'armi, perché cioè, qual è la necessità per un cittadino che paga ogni anno per avere anche il servizio di polizia che stia a garantirgli la sua tranquillità? Perché poi il problema è, no? Non lo dimentichiamo, cioè, allora, io vengo da una città che forse su certi punti di vista è un po' meno fortunata di Bologna. Io vengo da Catania e mi è capitato di lavorare in un pronto soccorso di un quartiere popolare, in cui mi ricordo che una volta arrivò un tizio che chiese di fare una radiografia del torace, non aveva assolutamente nessun estremo per farla, il medico si oppose in un primo momento, in un secondo momento gli fece fare questa radiografia del torace, mandò in maniera molto furba, astuta e anche, devo dire, molto onesta, me, che ero al terzo anno di università, nella sala radiografica con questo signore. Al momento di svestirsi uscì una pistola, che io dovetti fare un training autogeno per non restare colpita dalla grandezza della pistola. E probabilmente non era un paziente psichiatrico, però era un delinquente. Quindi io dico, e questo era un delinquente. Gli altri, quanti casi abbiamo sentito negli ultimi 10 anni di persone normali che hanno una tabaccheria, un bar, sparano a una persona e poi, ecco lì, cioè, la beffa, spari e poi magari vai anche in prigione perché hai sparato e non era il caso che tu sparassi, perché quello ti sta facendo solo una rapina. Allora, mi sembra che la cosa sia ben più complicata che non, diciamo, la situazione relativa soltanto ai pazienti psichiatrici. Se posso, però adesso si sta ampliando troppo il tema. Sì, io volevo ricollegarlo all'ambito psichiatrico. No, benissimo. No, questo è... Allora, è la medesima obiezione che viene mossa quando
tantissimi anni fa entrarono in funzione i centri di assistenza tossicodipendenti. È la medesima obiezione, un'obiezione intelligente. La fuga del potenziale paziente, il quale teme di perdere in questo caso l'arma o nell'altro caso quello degli elenchi, i tossicodipendenti che vengono seguiti dai servizi sul territorio, di essere in qualche modo segnalato. In quel caso il problema è stato affrontato e risolto dal DPR 309 del 4, che era normativa in materia di stupefacenti, che prevede la riservatezza degli elenchi delle persone seguite dai centri di lavoro e di assistenza. Almeno l'hanno affrontato. Qualcuno a Bologna lo interpreta, parliamo di tossicodipendenza, come addirittura diritto a negare all'autorità giudiziaria quegli elenchi. No, non va visto in quel modo. Diciamo che nei confronti dell'autorità giudiziaria c'è sempre un po' di diffidenza. Si può capire, però se noi procediamo per una rapina sanguinosa e abbiamo motivo di ritenere che possa essere stata commessa da un soggetto che aveva appena assunto metadone in una determinata struttura territoriale, onestamente, all'inizio facciamo come il professor Ariatti, cerchiamo di convincere, e se non convinciamo sequestriamo i supporti informatici e basta, ma alla fine siamo riusciti a convincere. L'obiezione è fondata, però è un problema di analisi costi-benefici. È molto semplice il discorso. Se si dice in tal modo c'è la fuga dalla sanità perché temo di perdere la pistola, si corre il rischio che qualcuno fugga, dal mio punto di vista, perché non va mai dimenticato che bisogna tutelare il paziente potenziale che non sta bene, ma le potenziali vittime di cinese. Le potenziali vittime, che ribadisco, non è terrorismo il mio, potremmo essere ciascuno di noi, qui come altrove. Chi ci pensa? Certamente non lo possiamo risolvere noi, né io, né lui, né lei. La domanda è intelligente, è centrata, le altre riflessioni sono un po' all'apere, diciamo, no? Tra l'altro io penso che in quel caso non valeva la scriminante, non valeva la scriminante. Secondo me in quel caso il medico, quello che lei ha fatto non importa, doveva avvisare immediatamente la polizia che c'era una pistola, perché non era un fatto connesso al compimento di un atto medico. Ma non importa. Sulla obiezione della collega, che è un problema reale questo, nel senso che ce lo siamo posti tante volte, non è risolvibile. Cioè, se io sono un paziente, lo dico per parte rispetto anche al problema che abbiamo noi molte volte, no? Il paziente ha diritto a quello che si chiama un rapporto confidenziale con il suo terapeuta, e la confidenzialità in qualche modo è la garanzia che il paziente si apra all'interno di una situazione che sente accogliente e protettiva. Ora è chiaro che il confine tra la protezione del singolo, no, e l'inizio del diritto di dover proteggere i terzi, no, è un confine estremamente difficile da definire ed è un problema cruciale. Io mentre tu raccontavi questa cosa degli elenchi, dove sei molto giovane, ma molti anni fa io avevo un paziente psichiatrico molto grave, uno che andava anche in televisione, ospite di varie trasmissioni eccetera, lui si divertiva a dirottare i treni e anche gli aerei ed era riuscito a fare due dirottamenti importanti, non so se te lo ricordi. Poi a un certo punto negli aeroporti è passata che le compagnie hanno nei loro terminali l'elenco delle persone a rischio di comportamenti clamorosi, per cui se tu arrivi a certi imbarcati, Desumibili dalla stampa. Quelli che sono desumibili sono stati inseriti come situazioni che devono essere considerate di grande rischio. Questo signore ne aveva già fatte 1-2, fermato anche in stazione, aveva dirottato il treno, era andato dal macchinista, di solito ho dirottato il treno.
di lottare un ferro in fili, no? Beh, ma il problema è questo, che su alcune situazioni questo percorso d'elenco tiene, ma è la stessa cosa se la fa la patente. Ci sono dei pazienti che all'idea, gente che magari usa la macchina per lavoro, te lo dico francamente, loro, l'idea che un domani passi un elenco, che loro sono in carico a un servizio di psichiatria, e che questa cosa possa comportare che la patente invece di essere rinnovata ogni 10, ogni 5, gliela rinnovano ogni anno con delle visite micidiali, perché io li vedo quelli che fanno il rinnovo ogni anno. La gente, il rischio è, io non racconto più le cose al mio psichiatra. È un problema, non... Alcuni stati americani hanno risolto il problema, ma sempre che in America c'è questo atteggiamento, c'è diverso, dopo che nel 76 uno studente di un campus era andato dal suo terapeuta in seduta e gli disse che aveva in animo di uccidere la fidanzata, perché riteneva che questa donna gli avesse fatto dei torti molto gravi. Il terapeuta non fece nulla. Lo studente uscì dal campus, andò a prendere la fidanzata e la uccise. Va bene, è un caso che è passato alla storia, si chiama caso Tarasov, e a fronte di questa cosa alcuni stati americani, alcuni, la maggioranza non è passata, alcuni stati americani hanno inserito tra gli obblighi del terapeuta psichiatra il cosiddetto duty to warn, cioè obbligo di segnalazione. Per cui ci sono alcuni stati dove oggi se tu terapeuta ricevi una confidenza in ambito di rapporto a due, che dovrebbe essere il massimo della garanzia, ma di un rischio che valuti tu tecnicamente su base discrezionale, quindi di una difficoltà estrema, perché rischi di esagerare nel patema o come rischi di sottovalutare, però devi, hai l'obbligo di segnalare, perché questo in qualche modo si è ritenuto che il confine del diritto soggettivo però viene compresso da un diritto molto più ampio che è la tutela della collettività. Però anche loro sono 52 stati, quelli che sono, è una cosa diversa ancora, è ancora diversa, perché andiamo proprio oltre, sarebbe sufficiente sarebbe sufficiente in un caso come questo fare una informazione senza far apparire il medico psichiatra da parte dell'ufficio amministrativo di quella struttura, perché io parlo di strutture pubbliche o private convenzionate cosiddette, verificate se ha delle armi. Qui si è andati anche oltre in questi stati americani a valutare se poi, cioè, è come quando uno dice di fronte ad un suicidio, ne vediamo purtroppo tutti i giorni, lo diceva, ma non pensavo che avrebbe mai questo. Io ho di generazione, il mio paziente non chiede niente, capisce questo problema. Invece se me lo racconta e io posso gestirmi nel rapporto a due con lui, probabilmente io riesco a fare di più che con la segnalazione. Professore, secondo me l'idiosincrasia che tutti noi abbiamo sull'aspetto libero professionale o libero, diciamo, professionale anche non soltanto in senso di libera professione, con l'autorità statale. Noi non ci fidiamo dell'autorità pubblica nel nostro paese e direi che, insomma, di esempi purtroppo per non fidarsi ce ne sono tantissimi. Anche io sono un po' idealista, mica mia, forse si capisce. Chiaramente ho in mente un'idea di struttura pubblica leggermente diversa da questa. Ho in mente un'idea di struttura pubblica dove il primo fesso che recepisce questa cosa vede che il nome e il cognome del suo vicino di casa non lo va a dire alla moglie. Ho in mente una serietà, una riservatezza da parte del circolo virtuoso, del percorso virtuoso assoluta. Ho in mente dei funzionari di polizia che fanno i funzionari di polizia anche se fanno l'amministrativa e non si sentono investigatori frustrati. Ecco che cosa ho in mente, anche questa è una, come dire, idealità che al momento non esiste. Te lo scusa, non dico più niente. No, io intanto faccio una premessa, ringrazio per il dibattito di questa mattina, perché credo che non sia mai stato fatto in un contesto di scuola di specializzazione con delle persone giovani. Vorrei dire come due parole su come noi ci comportiamo, come io come direttore di un reparto per appunti dove vengono i pazienti più gravi nell'ambito dell'area vasta della nostra regione,
e anche quelle che sono le riflessioni, per esempio, sulle armi da fuoco. Io sono convinta che una cosa siano le armi, una cosa siano le persone, però un'arma da fuoco permette una letalità e un rischio altamente più grave rispetto a tutte le altre armi. Per cui noi vedevamo appunto anche i suicidi degli adolescenti a un attimo. Tu prendi l'arma in un secondo sei morto. È completamente diverso da organizzare, pianificare un suicidio o un atto contro una persona, per cui immagino che le due cose si uniscano, ma il rischio relativo a un'arma, secondo me, è assolutamente più elevato rispetto a qualsiasi altra arma potenzialmente letale. Per esempio, come facciamo noi in un reparto per appunti con pazienti molto gravi? Noi abbiamo avuto, io da 9 anni che ho la direzione del reparto, e ci sono capitati casi in cui Paolo lo sa molto bene, in cui abbiamo avuto pazienti che avevano porto d'armi. Dopo le prime occasioni, per esempio, pure pazienti che erano stati portati perché avevano sparato con una scacciacani da terrazze, è successo, ti ricordi Paolo, un signore anziano. Ci siamo sensibilizzati al problema. Io credo che noi dobbiamo tutelare il rapporto privilegiato con i nostri pazienti, ma dobbiamo tutelare il paziente stesso, perché non dimentichiamo che un paziente che uccide o ferisce qualcuno, un paziente che ha rovinato la sua vita, e anche questo è una tutela che noi dobbiamo garantire anche nei confronti di se stesso e anche nei confronti per combattere lo stigma, perché è terribile quando si legge sui giornali paziente depresso uccide, a parte che le diagnosi che capitano sui giornali sono veramente quanto di più fantasioso e terribile esista, ma questo ne abbiamo già parlato a lungo, ma la notizia di un'uccisione getta uno stigma sui nostri pazienti che pagano quotidianamente loro tutti i giorni. Per cui noi abbiamo oltre una protezione, diciamo, delle persone, degli estranei. Voi sapete, e tutti i ragazzi lo sanno, poi tutti hanno fatto la scelta di psichiatria forense come sotto, diciamo, categoria di specialità, per cui sono tutti sensibilizzati. In più hanno un direttore che è appassionato di diritto, per cui sanno quanto per me è importante tutelare i nostri pazienti, ma lo dico anche egoisticamente per la nostra coscienza, perché quando nella nostra vita capitano delle disgrazie, e guardo sempre Paolo, noi ce le portiamo dietro per tutta la vita, ragazzi. Non c'è un momento, per qualcosa di drammatico che è successo ai nostri pazienti, in cui noi, io parlo per me ma anche per Paolo, tante volte noi abbiamo affrontato questo problema, in cui noi ci pensiamo, e si dice sempre, se rimangono 5 minuti di vita, uno penserà a quello che è successo su certe situazioni. Allora, noi come ci comportiamo in un reparto per adulti? Noi facciamo un'analisi accurata. Nel momento in cui c'è il minimo dubbio che ci possa essere un'arma, anche in casa, perché magari il figlio è appassionato di armi, noi abbiamo la fortuna di aver avuto come specializzandi degli ufficiali dei carabinieri, abbiamo avuto una poliziotta che ha fatto la specialità da noi ed è stata in reparto con noi. Noi chiediamo una verifica del porto d'armi. È corretto, non è corretto? Noi lo facciamo. E abbiamo fermato un paio di casi di questo tipo. Cioè chiedete che quella persona sia rivalutata in ordine alla novità della verifica del porto d'armi? No, noi chiediamo tramite i carabinieri se questa persona ha un porto d'armi. Se la persona ha un porto d'armi, come è successo un paio di volte, c'è una rivalutazione di questo tipo. Loro verificano se lui risulta ispettorale di porto d'armi. E l'arma che la ritira? Lo rimettiamo ai carabinieri, la ritiriamo. Però è una richiesta verbale. È una richiesta verbale e semplice. Di buon senso. Un altro esempio. E hai fatto un follow-up dopo di cosa è successo di queste segnalazioni? Sì, hai follow-up? Assoluto. Sono stati rivalutati? Sono stati rivalutati e è stato tolto il porto d'armi. A qualcuno è stato mai ritratto? No, perché sappia io no. Altro esempio. Paziente, la paziente anziano che sparò dal terrazzo, e in quel caso usò una pistola piccola, io non intendo di armi, ma di calibro molto piccolo, per cui dall'alto fece, uscì anche sul giornale alcuni anni fa, io chiesi sempre a Gianluca Corsini di fare una perquisizione in casa, perché sapevamo che c'erano delle armi tenute dal figlio che collezionava armi, e anche in quel caso fu fatto una acquisizione in casa, e furono, se il dottor Giovannini si ricorda, furono prese alcune delle armi. Il figlio mi denunciò perché disse che io avevo fatto sequestrare delle armi
in maniera, come posso dire, impropria. Io non c'è stata una volta che abbiamo agito in questo modo che abbia avuto un ripensamento su quello che è stato fatto, perché noi in quell'occasione abbiamo protetto il paziente prima di tutto, le persone strane che potevano incorrere in questo e come posso dire, abbiamo tutelato quello che era il rischio relativo al diritto delle persone di avere una vita senza correre dei rischi personali. Per cui questa è la nostra posizione che noi portiamo avanti e su questo credo che i nostri specializzandi siano sensibilizzati. E c'è sempre, devo dire, credo, non posso dire se ha salvato delle volte una vita umana o delle occasioni, però io non mi sono mai pentito una volta di queste scelte. Addirittura noi abbiamo fatto, per esempio, una volta un sequestro di un arco da sport di quelli che possono avere anche delle conseguenze, diciamo, letali, maneggiati da persone estremamente capaci. Questa è la nostra posizione. È corretta, non è corretta? Ci sono... È vero che noi stiamo facendo più del nostro dovere e potere, come la vedete? No, per tu, certo. Allora, io vedo bene, però è una soluzione di buon senso. Quindi dovrebbe da dire all'italiana di buon senso. Sì. Per cui sono d'accordo in linea di principio. Ad esempio, mi verrebbe da dire sul piano tecnico-giuridico, ammesso che sia stata fatta una perquisizione, probabilmente in quel caso ci si è recati semplicemente a casa per dire avete, perché per fare la perquisizione all'iniziativa la polizia giudiziaria, che normalmente le fa su incarico di tutela della magistratura, insomma i presupposti sono abbastanza precisi. Diciamo che può essere un esempio sul quale costruire un dibattito serio. A me mancano 7 anni alla pensione, quindi penso che questo dibattito non lo vedrò. Un dibattito serio su questo argomento che tenga conto dell'obiezione della dottoressa, ma che tenga conto anche di quelle argomentazioni che io, ma non solo io, tra gli operatori del diritto e credo anche gli operatori sanitari nel privato forse hanno tutti i giorni. Non si possono risolvere i problemi basandosi sulla conoscenza interpersonale tra soggetti. Quello che fa la dottoressa, questo non significa che tutti i magistrati d'Italia la pensino come me, no? Io la penso così, altri possono dire ma no, forse. Allora vi posso dire 30 secondi, ce l'ho, fino a che ora stiamo qua? Allora posso dire che di situazioni in cui la discrezionalità è assoluta, nel lavoro di un pubblico ministero ce ne sono tutti i giorni, perché il discorso della tragedia annunciata lo possiamo prendere e spostare pari pari in tutt'altra materia che non riguarda voi ma riguarda esclusivamente noi. Stalking. Lo stalking che cos'è? È un reato previsto da qualche anno dall'articolo 612 bis del codice penale, per cui quando le minacce non occorrono poi violenze particolari, diciamo l'ossessività dell'intrusione nella nostra vita privata, nel 99% dei casi sono uomini nei confronti di donne, in qualche caso è il contrario, rende in pratica impossibile la prosecuzione dell'ordinaria esistenza a quella persona, imponendole un cambiamento di abitudini. Il cambiamento di abitudini, a termini tecnico-giuridici, è la condizione obiettiva di punibilità, tipo cambiare il numero telefonico, cambiare la scheda telefonica, cambiare percorso, addirittura cambiare casa, cambiare lavoro, eccetera, eccetera. Questo è lo stalking. Bene, quante volte sui giornali, non perché noi dobbiamo svolgere il nostro lavoro pensando ai giornali, poi di volta, no, ma perché è inutile far finta che non esistano i giornali che orientano l'opinione pubblica, anche lì poi altro uovo e altra gallina. Noi scriviamo quello che la gente viene incondizionata, non si saprà mai, insomma, non si dice mai.
Che cosa succede? Che spessissimo quando l'attività dello stalker arriva alle estreme conseguenze, all'omicidio, alla mutilazione, adesso per esempio un periodo che va all'ascito, è sempre l'emulazione, lì c'è qualcosa di più, non voglio fare un mestiere che non è mio, o sei mia o non sei di nessun altro perché io deturpo la tua bellezza, però forse non lo so se questa è un'interpretazione corretta. Fatto sta che quando si arriva a quegli eccessi, a quegli estremi, si va a scoprire che in vari uffici di polizia ci sono precedenti denunce. Spesso queste denunce sono anche presso la procura della Repubblica. No, che bene. Allora, anche qui c'è un vulnus normativo enorme. Mentre la polizia deve comunicare alla procura della Repubblica le denunce, le querele, le segnalazioni, non è vero l'inverso. La procura non deve comunicare alle forze di polizia, perché è la procura che fa le indagini delegando alla polizia. Ma se riflettiamo, perché poi la forza vera di un paese, delle istituzioni di quel paese, è di tenere il passo con i tempi. Se mutano le condizioni date, bisogna mutare le norme, altrimenti saremo sempre in ritardo. Questo vale sul piano investigativo, in materia informatica, medico legale, investigativo, eccetera, eccetera. Se si obietta, no, perché io pubblico ministero non posso dire alla forza dell'ordine, un po' quello che fate voi, no? Si potrebbe obiettare a voi, che procedo per... perché c'è il segreto investigativo. Non facciamo un passo in avanti, perché le rigidità mentali ce l'abbiamo anche noi. Ma qual è il problema? Il problema è che ci possono essere persone stalkerizzate che si possono permettere l'avvocato e quindi non vanno nell'ufficio di polizia, ma presentano la denuncia tramite l'avvocato direttamente in procura. Il risultato qual è? È che quel soggetto, se viene fermato nei pressi di un'abitazione che può essere sospetta, alle forze dell'ordine su strada, che fanno il cosiddetto sdice, un'interrogazione, risulta pulito come una mammola. Casomai noi in procura avevamo 20 denunce, costerebbe tanto, perché io guardo anche nel nostro ufficiello, imporre agli uffici giudiziari della procura di inserire la denuncia nello SDI, perché ciò che conta quando si affrontano questi soggetti è il controllo in tempo reale su una schermata, su una maschera di computer, chi è il soggetto, chi è il soggetto. Anche in quei casi si dice in generale aveva minacciato, aveva fatto, aveva detto. Chiudo con l'esperienza personale. Se noi cerchiamo di metterci anche un pochino nei panni di chi in qualche modo gestiamo, io ai giovani uditori, e ne ho avuti tanti, gli uditori sono gli specializzanti, i magistrati diciamo specializzanti, fanno un tirocinio di un anno e poi vanno a svolgere la propria funzione. Io dico, fare il mestiere del pubblico ministero non è difficile, non è assolutamente difficile. Un po' di conoscenza giuridica, un po' di buonsenso, umiltà, acquisire esperienza, e in determinati casi comportarsi come se tu fossi dall'altra parte della strada. Tu cosa vorresti avere, come vorresti essere trattato se fossi dall'altra parte? Ecco, quando hai risposto a questa domanda, tu fai quello che vorrebbe il tuo alter ego che sta dall'altra parte e il problema si risolve. Io personalmente, ma è la mia personale opinione, quando ero sostituto, cioè fino a 3 anni fa, e facevo indagini tutti i giorni, oggi le faccio, ma insomma un po' meno, quando mi trovavo di fronte una minaccia ripetuta, molestie telefoniche ripetute, facevo un esame veloce presso il nostro sistema informatico per vedere quante ce n'erano. Se ce n'era più di una, lavorando di più, perché è chiaro che le riunivo tutte quante e facevo un decreto di perquisizione con il quale dicevo non si può escludere che... verificavo prima di tutto che la persona non detenesse armi legalmente, questo lo facevo telefonicamente, lo facevo. Acclarato ciò, onestamente non mi accontentavo. Facevo una perquisizione con la quale indicavo al maresciallo di verificare a chi delegava se deteneva armi eventualmente anche clandestine, ovviamente, non regolarmente denunciate. È la stessa domanda che si è posta a lei, professoressa. In tal modo, questo nostro agire, siamo in plurale, ha impedito qualche fatto criminoso? Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, perché questa si chiama prevenzione e la prevenzione è tale proprio perché non può essere misurata statisticamente.
non lo sappiamo, una pattuglia della polizia stradale in autostrada che fa il suo lavoro, quanti incidenti previene? Boh, non lo sappiamo, assolutamente, si chiama prevenzione. Vi dico subito che, siccome tutte le categorie sono composte da persone che, come dire, reagiscono in maniera analoga, la mia categoria non fa eccezione, la vostra non fa eccezione, siamo esseri umani, quindi c'è quello più attento, quello più disattento, c'è il presuntuoso, c'è il supponente, c'è l'arrogante, c'è l'aggressivo perché è debole, c'è la persona che ti ascolta. Quindi questa idea che oggi sto trasmettendo a voi, idea, questa esperienza che sto trasmettendo a voi, ad esempio nel mio ufficio, non era molto condivisa, diciamo che era praticata, sono i miei collaboratori, da una ristrettissima minoranza, perché sembrava quasi un eccesso di zelo. Quindi siamo molto vicini come esperienza. Ma io mi chiedo, dobbiamo sempre affidarci in questo, dobbiamo sempre affidarci all'iniziativa individuale, al buon senso individuale, al senso del dovere? Credo di no. Credo che bisognerebbe intervenire prima e non sempre dire di intervenire dopo la tragedia. No, non c'è nulla da aggiungere. L'esempio che fai tu sullo stalking è assolutamente calzante. Io ho appena fatto un seminario dell'anno scorso agli avvocati matrimonialisti, che sono quelli che si trovano a gestire queste separazioni violente tra coniugi, dove molte volte partono dei comportamenti stalkerizzanti. Lì poi si apre il tema di quanto c'è nel psichiatrico e quanto c'è nel... Ma infatti, dunque, allora qui sì, no, si può dire molto tranquillamente, io ho portato proprio il parere dello psichiatra in un contesto dove c'erano due avvocati, un penalista, un civilista e un magistrato, e ho portato il punto di vista della psichiatra. Si è è il convegno. No, ci siamo fuori, ma il convegno è stato interessante perché effettivamente sì, la percentuale di comportamenti stolpizzanti chiaramente identificabili come sintomi psichiatrici sono il 10%. Io quando parlo della violenza contro le donne e i bambini parliamo di criminalità, non parliamo di malattia. Sì, ci sono dei malati, perché c'è una quota di gente che poi arriva alle aule di tribunale e viene poi sottoposta a perizia e ci si trova alcune tipologie di stalker che sono certamente affetti da problematiche importanti, anche maggiori, non solamente di asse 2, come diciamo noi, cioè personalità più o meno psicopatiche. Però questa segnalazione che tu dicevi è assolutamente corretta, perché uno dei temi che veniva fuori è proprio questo: c'erano tante segnalazioni e nella fascia tra le segnalazioni e il risultato drammatico estremo si crea una finestra in cui succedono dei disastri, dove quel 10% di stalker affetti da determinate patologie anche di personalità eccetera vivono la denuncia, vivono il divieto, per esempio il divieto di avvicinamento, quei provvedimenti che dovrebbero essere calmieranti o ottengono esattamente l'effetto opposto, aumenta il senso di sfida, si discutiamo anche se valgono o meno, se funzionano certe misure protettive, perché in realtà funzionano il giusto. Funziona assolutamente giusto, anzi, funziona un po'. Facciamo dell'aria, poi andiamo No, prima gli altri. Paolo, un cambio di prospettiva, un cambio di linguaggio, un cambio di registro. E a proposito, diciamo, di quel quesito portante, no? È l'arma o la persona? La prospettiva analitica, chiamiamola analitica e antropologica, in qualche modo salda il dilemma all'interno di un'unica ipotesi, di un'unica prospettiva, e questa prospettiva singolarmente, paradossalmente, ma in modo quasi ustionante, no? Ci viene proprio dalle osservazioni degli psicanalisti infantili, degli psichiatri infantili. Io cito 5 o 6 casi che hanno fatto la storia del trattamento analitico infantile: Winnicott, la Balcone Giannini. Il paziente era un bambino depresso e anche con delle chiusure autistiche.
Quindi un bambino che rattrappiva la propria espressività, sia mentale che comportamentale che affettiva. E nel lavoro condotto con una perizia ammirabile da questi analisti che hanno inventato la storia della psicanalisi infantile, cosa veniva fuori? Qual era lo strumento? Erano bambini rattrappiti sul piano dell'espressività linguistica, non parlavano, però disegnavano. La tecnica modulata da Melanie Klein in poi, la tecnica del gioco, del disegno, benissimo. Questo è l'aspetto per me perturbante. Più il bambino era coartato, più il bambino era depresso e mortificato, più nei disegni c'era la rappresentazione di conflitti atomici. Portaerei, bombe a mano, mitraglia, mitragliatrici, pistole, pistoloni, interpretati un po' sommariamente dalla lettura e dall'ermeneutica analitica come diciamo emblema di un conflitto identitario legato al conflitto edipico, i bambini che sfidavano il padre. Comunque, di fatto, l'inflazione di queste immagini di guerra nel mondo fantasmatico di questi bambini mi porta a dire che la pistola non è fuori di te, la pistola è dentro di te, nella tua dimensione fantasmatica. La pistola è un'invariante antropologica tutte le volte in cui tu sei in una situazione di scacco. E più sei depresso, più sei coartato, più sei afflitto dalla spina della vergogna e dell'impotenza, più tu rovesci sul piano fantasmatico questo tuo vissuto di impotenza in una rappresentazione aggressiva, eterogressiva, addirittura carattere cataclismatico. Facciamo un salto ancora di prospettiva. I psicopatologi che si sono occupati di quella patologia di cui forse più che gli psichiatri incontrano gli avvocati, i giuristi, la paranoia. Il caso di Ernest Wagner, il paranoico e lo sterminatore. Un paziente apparentemente compensato, apparentemente capace di condurre una vita socialmente accreditate in modo sufficiente, sono persone che vivono da una parte reale e dall'altra covano questo loro risentimento. Benissimo, una mattina il Wagner, paranoico esterminatore, perché aveva covato nel corso di decenni l'idea di essere oggetto di illazioni da parte degli abitanti di un paesino, si appostò dietro un covone di grano e fece una strage. Internato nel manicomio di Bonn, fu oggetto dell'attenzione degli psichiatri del tempo, Kraepelin, Gaup, Kretschmer, e si costruì un'ipotesi che tracciava un ponte fra questo vissuto di coartazione e di impotenza e il bisogno di rovesciare, di evacuare questo vissuto di impotenza in un acting aggressivo, distruttivo. Ecco. Allora, diciamolo pure che la pistola, l'arma, lo strumento proiettivo, addirittura, e questa è una battuta che può far sorridere, ma dà il senso della radicalità dei passaggi nel nostro mondo interno, come noi funzioniamo nei nostri modelli di gestione dell'aggressività, che, diciamo così, si pone come strumento controfobico per difendersi dalla nostra angoscia, i rapporti fra angoscia e aggressività. Gli psicanalisti addirittura, con una battuta che mi è venuta in mente, costruiscono questo passaggio. Come costruisce il bambino lo strumentario per evacuare, per ribellarsi, per essere cattivo, per offendere, per sporcare? Mi colpiva l'ipotesi interpretativa del dottor Giovannini sull'acido, l'acido che deturpa, che sporca, che incide sul senso del valore estetico, che rende, che fecalizza un'immagine che prima era un'immagine di beltà e di desiderio e quindi anche di gelosia, in esso di gelosia. E gli psicanalisti, addirittura Winnicott, il dolce psicanalista, pediatra psicanalista, dice: prima della pistola, del pugnale, della coltello, c'è lo strumento aggressivo delle feci. Per dare il senso della il bambino, quando si ribella, quando ce l'ha con la mamma che non l'ha accudito, che non l'ha allattato, che non è stata pronta ad accudire i suoi bisogni,
si ribella utilizzando il primo strumento oggettivo, il primo oggetto di cui dispone il bambino, che è la propria materia fecale, sporca, non ha controllo sfinterico. Winnicott dice: dopo le feci, nel mondo fantasmatico del bambino che cresce, c'è l'arma, c'è la pistola. Questo per dare una radicalità antropologica, per fare della pistola, che è poi uno strumento che si incarna nel mondo della realtà, una, diciamo, radicalità di oggetto aggressivo che va al di là delle mode e va anche al di là, diciamo, delle culture. Se poi ci innestiamo nel mondo di oggi, dove io ho quotidianamente l'osservazione di mio figlio di 14 anni che quando prende un 4 in latino si caccia davanti alla PlayStation per tutto il pomeriggio, comincia a bombardare, a uccidere, io vedo schizzi di sangue sullo schermo, ecco che allora io ho importato in casa mia un modello che la storia della psicanalisi infantile e la storia della psichiatria in quelle patologie più a rischio, che sono quelle più lucide, più invisibili, più occultate, ecco, e quindi ho un continuum di passaggi antropologici che mi rende in qualche modo inutile entrare nella dicotomia, la colpa della persona o la colpa della Paolo, persona. Paolo, tu come la vedi la, diciamo, la vedi come un'intrusione, una restrizione del rapporto terapeutico, il chiedere se ci sono armi e fare eventualmente... Nell'ambito di un diagnosi e cura, nell'ambito del lavoro nostro, no, lo ritengo necessario. A posto. Nella maniera più assoluta. Io però posso anche, se ho un minuto, raccontare un episodio che mi ha tormentato e turbato, che è un episodio che fa parte della mia storia di terapeuta privato. Io avevo ricevuto dal mio analista l'invito di occuparmi di un ragazzo che era sì un po' manesco ma dolcissimo, che era sì un guerriero degli ultra, però una persona capace anche di metamorfosi all'interno della tenerezza, della dolcezza. Benissimo, io l'avevo in terapia nel mio studio privato e dopo 5 mesi di terapia questo ragazzo mi confessò che in occasione dei festeggiamenti aveva accoltellato un marocchino e aveva gettato il coltello ancora insanguinato in un tombino. Io rimasi basito, non feci nulla, mi diedi alla fine, mi ricordo ancora, lo salutai, io lo vedevo il martedì pomeriggio e gli dissi: ci vediamo martedì prossimo, rimanendo basito. Fortunatamente, chiedendomi che dovevo fare, perché poi il giorno dopo i giornali, e io sapevo, ero l'unico che sapeva. Allora, il tormento di un terapeuta che in quel momento sapeva, che in quel momento aveva ricevuto la confidenza del paziente, che col gesto dell'ombrello mi disse: col cazzo io mi faccio prendere, ricordo testualmente, e io che sapevo, alla fine capitò che non ha fatto nulla, come era giusto. Però il reparto, quindi tu sei favorevole. Il reparto, io sono favorevole, dal momento che il reparto, ecco, questo è un altro aspetto molto importante, il reparto si pone in una, diciamo, costellazione operativa dove la relazione è contestualizzata al momento della degenza. Sì, cioè noi non abbiamo un contatto col paziente in realtà per tutto il tempo. Cioè non costruiamo quella relazione prolungata e assolutamente blindata che ci costringe a confrontarci col problema della custodia di questa relazione. Noi viviamo sulla discontinuità. Potremmo anche fare un seminario un giorno, il lavoro dello psichiatra fra continuità e discontinuità. Il lavoro del reparto è un lavoro centrato sull'utilità di imprimere un momento di discontinuità a un percorso, per necessità, per ragioni terapeutiche, per ragioni cliniche, ma anche per ragioni di cautela rispetto ad acting che in queste situazioni di crisi possono scattare. 5 minuti di domande da parte dei ragazzi, se possiamo. Cioè, lui non ti intimidire dopo le affascinanti dissertazioni che ha appena volevo chiedere solo una cosa che non mi è molto chiara. Avete parlato all'inizio di prevedibilità e prevenibilità dell'evento. Io o di, in questo caso, di un patologico criminale. Però mi pare che gli atteggiamenti che di prevenibilità e prevenibilità che in clinica si usano siano molto diversi da quelli che poi vengono ricercati in un ambito giuridico, okay? Perché
perché, no. Perché? Come? Perché, perché? Cioè, perché sono diversi? Perché non, la medicina legale e la psichiatria forense devono girare su dei canoni che sono quelli del nesso di causalità. Allora, quello come io agisco in pratica clinica, che per esempio sospetto una cosa, penso che il paziente possa essere così, gli posso cambiare la terapia, non è che lavoro con un algoritmo matematico. L'ho detto. È l'essere umano, non è un certo. Però siccome poi se succede qualcosa, c'è un reato, viene fatta una valutazione forense, mi chiedevo su che base scientifica, pratica, clinica, il perito e quindi poi successivamente il giudice decide, cioè come viene valutata in ambito forense la prevedibilità di un evento. Perché io posso dire, c'è un paziente, ok, vabbè, c'è un paziente che è aggressivo, ok, come faccio a pensare che questo magari possa ammazzare qualcuno? Sì, perché so che è aggressivo, so che quando si fa delle crisi psicotiche sfascia il reparto, però... Questa è una prevedibilità generica. La prevedibilità specifica è che dato quell'evento, ex post, si chiede al perito di dire se quel medico, sulla base degli elementi clinici e storici di quel caso, aveva degli elementi per pensare che da un momento all'altro, non hic et nunc, ma in un tempo ragionevole successivo, e anche mesi dopo, poteva esserci un rischio concreto, si parla di probabilità logica, di alta probabilità logica, la sentenza francese della Cassazione dice questo, che potesse... È molto tranquillizzante per me. Che potesse quella persona... Allora, non no, è così. Che se i padri casalesi... Cioè, no, ma lascia stare i casi di probabilità. Noi ci chiamiamo, abbiamo un paziente che... Quelli sono sani di mente. Sì, appunto. Il comportamento umano non è che abbiamo che vedere i casi di casalesi. Però se io ho un delirante di beneficio, che sono giorni che va in cucina a prendere dei coltelli, che mi viene trovato col coltello nascosto addosso perché dice che deve difendersi da quelli che stanno per avvelenare tutto. Se già alcuni giorni, per esempio, ha avuto dei comportamenti aggressivi nei confronti dell'infermiere che gli dà la terapia, se questo signore ha già una storia di ospedalizzazione di chiaro alle spalle perché già più volte ha messo in atto dei comportamenti violenti. E lei gli scala la terapia. E magari gli cambia la terapia. E poi dopo, dire, può essere che ragionevolmente, con un ragionamento controfattuale, laddove messe in atto quelle condotte omesse, che potevano essere ritolerarlo, aumentare la terapia, mettere i coltelli sotto chiave, eccetera, 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 quale possibilità vi sarebbe stata che quell'evento prevedibile potesse essere evitabile attraverso la messa in atto di altri comportamenti? Lì ci sarà uno scontro fatidico. Ma allora, è... posso dire, se ho un paziente che sono anni che segue la terapia, è compensato, lavora, eccetera, perché quella non puoi fare la vendita, non puoi fare la caccia, ci sono no, dicevi tu, va bene, compensato, sono anni, perché non puoi rifare il porto d'armi se sono anni che va a caccia? Io credo che non lo puoi fare. Cioè, posso io ho certificato delle persone che pur avendo avuto delle storie psichiatriche, proprio una serie di garanzie date dalla clinica, dalla lesione dei trattamenti, dalle correttezze, eccetera, eccetera, ci dicevano che in quel momento quella persona potrebbe, solo che invece di farselo rinnovare ogni tot, ogni anno ti chiamano, ti guardano, ti chiedono, eccetera, perché potevano come la patente. Grazie. Io ho la patente, ho tante patologie, non me la fanno a 5-10 anni, me la fanno anche a un anno, a 2 anni. Se parliamo di un caso famoso, ci sono anche degli aspetti biologici inquietanti. Se parliamo del caso di Cino a Bologna, c'era un direttore di dipartimento il quale dava indicazione di non accogliere un'analisi per non essere influenzati nelle nostre aspettative verso il paziente. Se ricordo bene, Renato. Sì, ma è una storia di cui abbiamo parlato troppo, sennò poi alla fine però penso che è mezzogiorno. Ultima domanda, Stefano. Diceva la proposta che lui ci importava per la segnalazione dei pazienti, andare a verificare casa una volta che non abbiamo un paziente in casa. Casa presso gli uffici pubblici. Ma se invece ribaltassimo il problema e facessimo un registro pubblico di chi detiene un porto d'armi, consultabile, non sarebbe una soluzione che non viola la privacy? Perché se lo poniamo come regola per chi chiede il porto d'armi,
venire iscritto al registro pubblico consultabile anche dai sanitari. A quel punto uno ricoverato. Lei in acuto va a controllare il registro, penso? No, però magari quando è ricoverato per giorni potrei controllarlo. Guardi, tutte le proposte sono degne di attenzione, l'importante è che ne venga fatta qualcuna e che si affronti il problema. Io, ripeto, sono straconvinto che non si affronterà mai questo problema, come non si affronteranno altri problemi che richiedono così una unitarietà di intenti laica, nel senso nobile del termine, che prescinde da schieramenti ideologici. Per cui sono tutte proposte ragionevoli, assolutamente ragionevoli, la mia probabilmente assolutamente banale, non sapevo negli Stati Uniti, in alcuni stati erano andati molto molto più avanti. Basta che in questo stagno qualche sasso da qualche parte arrivi.